Le api non vedono il rosso, è la storia di una bambina che viene travolta e uccisa da un'auto, ma quell'auto non la sta guidando nessuno. In verità, la storia si svolge a 1.000 km dall'incidente, tra Pavia e Milano, dove vive l'ingegnere che ha progettato quella macchina. Di colpo, su quella casa piomba un'accusa di omicidio. Di chi è la colpa? Di chi ha progettato quella macchina o di chi sedeva al volante e forse poteva disattivare i comandi? La famiglia di Giulio, di questo padre di famiglia, di questo ingegnere, è travolta dalle domande. La moglie si chiede come sia potuta accadere questa cosa. Lo stesso i due figli di 16 e di 21 anni si chiedono il loro padre come ha potuto essere coinvolto in una vicenda così terribile. E queste domande soprattutto ce le fa il giudice, che comincia un gioco di gatto col topo negli interrogatori con l'indagato perché vuole capire. Quello che mi aveva colpito in una storia come questa, colpito e affascinato, è che in questo futuro, dietro l'angolo, questo futuro che c'è già, la scienza e la tecnologia hanno fatto dei passi velocissimi, dei passi da gigante, ma il mondo intorno, la morale, arrancano e le domande che ci facciamo sull'uomo, sull'uomo nuovo, su come l'uomo sia cambiato, sono ancora domande senza risposta e i personaggi. Tutti i personaggi di questo romanzo invece una risposta la devono dare.